Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi la D&D. Ma di che parliamo oggi? Tutto bene? Continua ad agitarti sulla sedia, lo so, sento. Sta riprendendo, porca cosa, poi tocca so, tagliare, sento... taglia. Arca! Oh, ecco che cosa aveva! È arrivato! È arrivato finalmente l'Eco Show 5 che annunciavamo da un paio di video. Ci hanno messo una vita, ma è arrivato finalmente. Per cui oggi scopriremo insieme come si installa, le sue caratteristiche e le sue funzionalità. Lo sappiamo che tanti hanno già fatto dei video sull'Eco Show 5, però visto che noi ci occupiamo adesso di domotica, quando è arrivato ci sembrava giusto farlo anche a noi. Vediamo di scoprire insieme che caratteristiche ha e com'è, visto che un pochettino ne stanno un po' criticando questo Eco Show. Intanto che doveva arrivare mi sono letto un po' di recensioni su internet, non è che siano proprio fantastiche, però noi vedremo insieme a voi com'è e come non è. Ma prima facciamo un bello unboxing e poi prima di tutto ancora, prima ancora sigla. Procediamo con l'unboxing. Allora, qui come al solito c'è la solita striscetta da togliere qui. Non molta soddisfazione da questa striscetta. Allora, aprendo la confezione ci troviamo subito l'Eco Show. Adesso non so voi, ma io me lo aspettavo di dimensioni un po' più grandi, cioè un po' più grosso, però diciamo che per un comodino comunque da tenere lì va bene. Togliamo anche questa pellicola, vediamo se è libidinosa. No, non mi dava libidine. Ecco qui l'Eco Show 5. Abbiamo uno schermo touch, questo è stato preso nella colorazione nera. Qui davanti poi vedremo tutti i vari dettagli, come potete vedere c'è la chiusura della telecamera proprio fisica in modo tale da salvaguardare la vostra privacy, i soliti tasti di volume e muto, e qui sopra ci sono due buchi che sono i microfoni dai quali potete mandare i comandi. Nella parte sottostante c'è la griglia forata per la reazione. Il tessuto è sempre in stoffa, abbiamo qui sotto una parte antiscivolo in modo tale che aderisca bene perfettamente su qualsiasi superficie. Vediamo un po' cos'altro c'è nella confezione, i soliti manuali di istruzioni, ma ormai per noi che siamo dei veterani questi vanno via. E il cavetto di alimentazione fondamentale per poter accendere il nostro Echo Dot. Questo dava un po' più di soddisfazione. Marco, lei che è lì alla regia, dà un po' più di soddisfazione? Ma insomma, tra l'altro ce l'ho ancora, per cui ti farò scartare anche quello. No, non dà soddisfazione. No, in realtà no. Ma no, sembra l'apertura del formaggino. Vabbè. E questo era l'unboxing, quindi... Come potete vedere, gli unboxing da fare sugli Eco sono sempre molto stringati, cioè non... giustamente quello che serve è il prodotto e l'alimentazione. Adesso andiamo a vedere un attimino di accenderlo e di controllare insieme come si presenta. Colleghiamo l'alimentazione nella parte posteriore, come tutti gli altri dispositivi è proprietaria, ed ecco qua, collegata l'alimentazione. Ecco che dai primi segni di vita. Scusate il riflesso, ma non si può fare altrimenti oggi. Quindi lo abbiamo acceso, la presentazione è venuta fuori la scritta Amazon, adesso la scritta Eco. È già un po' lungo a caricare. Abbiamo capito che sei un Eco. Oh, vediamo un po' cosa dice. Allora questa... dice di connettere il dispositivo e metterlo online. Sta già facendo lui, benissimo. Ci dice di selezionare la lingua. Vediamo com'è il touch. Com'è? Ciao, pronto per la configurazione. Configuriamo, selezioniamo la nostra rete wifi e adesso inseriamo la password, ci rivediamo dopo. Allora, a discapito di quello che si dice, per adesso il touch risponde bene, almeno su queste prime fasi. Abbiamo inserito la password, facciamo fine e diamogli il connetti. Attendiamo un attimo che effettui la ricerca.
qui ci chiede di inserire il nostro account, schiacciamo fine, accedi. Adesso qui andrà a recuperare i dati. Pensavo che come gli altri riprendesse i dati dagli altri eco, invece questo no, vuole tutto dall'inizio. Poi, se avete notato, la tastiera è QWERTY e si presenta separata. Questo secondo me, averla separata così non è che sia molto pratico, però sicuramente l'hanno fatta perché impugnandolo con due mani dà la possibilità di usare i due pollici, però non la trovo molto comoda. A questo punto facciamo continua, caricamento in corso, ora legale Europa. Ci chiede di inserire il fuso orario. Parigi. Eccola qua. Continua. Qui ci chiede di inserire dove la teniamo. La teniamo in soggiorno. Qui inserite il nome che volete. Diamo continua. Qui è tutto un aggiornamento che si sussegue. C'è un aggiornamento da fare. Lo facciamo e poi ci rivediamo. Dopo aver fatto l'aggiornamento, l'EcoShow 5 ci dà il benvenuto. Procediamo con la presentazione che ci vuole. Ciao, ti presentiamo EcoShow 5. Sei pronto per iniziare a usare il tuo dispositivo? Ecco le prime tre cose che puoi provare a fare. 1. Usa la tua voce. Prova a dire qualcosa come Alexa. Metti della musica allegra. Ecco una stazione che potrebbe piacerti. Pop anni 80, da Amazon Music. 2. Prova a usare lo schermo touch. Tre, scegli il quadrante perfetto. E questo è solo l'inizio. Con EcoShow 5 puoi fare molte altre cose. Per scoprirle di Alexa, cosa posso chiedere? Divertiti con il tuo nuovo EcoShow 5. Ok, piccola presentazione veloce da parte del tuo dispositivo è pronto. E ci ha dato qualche informazione su cosa poter fare con l'EcoShow 5. Proviamo a smanettare. Quindi per sbloccarlo bisogna fare uno swipe. Scorrendo verso sinistra si abilita il menu. È un po' come l'applicazione sul cellulare. Allora abbiamo comunicazione, casa intelligente, musica, video, routine e sveglie. Il menu è quello. Anche questo scorre solo verso sinistra. Sull'alto, ok, qui ci dà la luminosità, se vogliamo andare nella home page, non disturbare, e le varie impostazioni. Allora, prima cosa vediamo la home, ma dovrebbe essere quella di prima. Eccola, infatti quella di prima. Andiamo nelle impostazioni, vediamo un po' com'è la schermata delle impostazioni. Ci dà il Bluetooth, il tipo di rete alla quale siamo connessi, home e orologio. Schermo, suoni, non disturbare, comunicazioni, opzioni del dispositivo, limite accesso, preferenze Alexa, cose da provare, aiuto, accessibilità, conformità e aspetti giuridici. E poi vediamo un po' impostazione dell'app per collegare i tuoi account, eccetera eccetera. Ma noi andiamo a vedere un pochettino cosa fa con home e orologio. Allora, qui intanto personalizziamo l'aspetto del nostro Echo Dot. Ce ne sono una serie, possiamo mettere delle foto personali oppure ci dà la possibilità di scegliere queste grafiche. Allora, chiediamo al proprietario quale gradisce di più. Ah sì, questo, va bene questo. Ok, allora, accettiamo questa, dobbiamo tornare qui, home e orologio. Contenuti della home, ruota continuamente. Argomenti e tendenze, storie e video scelti da Amazon, drop-in, eventi futuri, le foto migliori, notifiche, promemoria, prossime partite, risultati, scoperta. Allora, qui per adesso ci sono le notifiche che sono state abilitate. Allora, torniamo indietro, modalità notturna, orologio 24 ore. E questo è per l'impostazione della home page con l'orologio. Lo schermo, vediamo un po' cosa ci dice, se abbiamo delle foto sempre da caricare, poi vedremo magari le pesca dal cellulare, la luminosità regolabile, simulatore dell'alba, suoni, qui c'è tutto un equalizzatore, le sveglie, notifiche predefinito, sveglia progressiva,
inizio richiesta, fine richiesta, opzioni del dispositivo, questo è il nome, qui c'è l'indirizzo che naturalmente teniamo oscurato, parola di attivazione è sempre quella, gesti di tocco, poi date ora, temperatura in Celsius, chilometri, opzioni web, associa telecomando Amazon Echo, associa gadget Alexa, verifica la disponibilità di aggiornamento, ripristino impostazioni di fabbrica e il numero di serie. Nelle preferenze dal calendario, vediamo cosa fa vedere. Qui ti dà l'account di Google sul quale poi potete andare a impostare i vostri appuntamenti e li prende automaticamente poi sul dispositivo. Allora, vediamo nel menu accessibilità, cosa che secondo me è molto intelligente: sul dispositivo Echo Show 5 hanno messo, per persone che hanno problemi con la vista, quindi ipovedenti, ha la possibilità di abilitare il lettore di schermo Voice View. Tutto ciò che comparirà sullo schermo verrà letto dal vostro dispositivo, in modo tale che la persona possa essere guidata all'interno del menu. Poi abbiamo la lente di ingrandimento, che serve ad ingrandire toccando alcune parti dello schermo, l'inversione di colore, anche questa cosa per gli ipovedenti è molto utile perché gli dà un maggiore contrasto sulle parole, quindi riescono a leggere meglio, correzione del colore. Invece del comando vocale c'è la possibilità di toccare lo schermo per attivare Alexa, chiamate e messaggi senza comando vocale, attiva chiamate e messaggi tramite tocco e attiva la trascrizione dei messaggi ricevuti, quindi un po' come sui nuovi cellulari c'è la possibilità di dettare il messaggio. Vediamo un po' le cose da provare. Allora, prova a dire Alexa. Come vedete la banda l'hanno messa qui in orizzontale, invece del solito cerchio, giustamente l'hanno non messa qui. Non l'ho mai attiva. Vuoi aprirla? Si sposta sempre in funzione di dove gli arriva la voce, quindi questo rimane. Poi possiamo chiedergli di mettere della musica rilassante, a che ora è l'alba, tutta una serie di domande per poter cominciare ad utilizzare il nostro dispositivo. Ma noi adesso, avendo già della domotica in casa, magari proviamo ad attivare qualcosa. Vediamo se è tutto collegato. Vediamo se già è stato tutto collegato tramite l'account. Facciamo una prova. Alexa, accendi sala. Perfetto. Ha funzionato, ha acceso la sala. Adesso per esempio proviamo ad accendere i LED che avevamo precedentemente montato qui in cucina. Alexa, accendi cucina. Ok, funziona. Come potete vedere, poi una volta dato il comando vocale si attiva anche visivamente il pulsante fisico, diciamo, da premere e attivare e disattivare, e la dimmerabilità della striscia LED che vi abbiamo fatto vedere nell'altro video. Allora, abbiamo notato che la reattività è pressoché uguale agli altri dispositivi. L'unica cosa che secondo noi andrebbe ampliata è, dopo aver detto Alexa, sarebbe bello potergli dare anche più di un comando, perché se per caso io ho due luci accese nella stanza vorrei provare a dare ad entrambe la possibilità di essere spente, però purtroppo per adesso questa funzione non c'è. Dopo un tot di secondi il dispositivo torna nella schermata principale e adesso procediamo a fare altre prove, magari di fotografie piuttosto che altre funzionalità del nostro dispositivo. Come dicevamo all'inizio del video, quando abbiamo fatto l'unboxing, qui troviamo sulla parte superiore il tasto di muto, volume, meno e più, i due fori per i microfoni e questo switch fisico per poter oscurare la telecamera. Infatti lo dice, copertura della telecamera chiusa, in modo tale che per coloro che vogliono una privacy al 100% abbiamo questa possibilità, per non mettere il pezzettino di scotch come solitamente viene fatto. Vediamo un po' di funzioni che ci può offrire questo dispositivo. Facciamo uno swipe verso sinistra, andiamo ad esempio in video. Per poter vedere i filmati, video piuttosto che i film, bisogna essere registrati con Prime. Questo dà la possibilità di poter vedere qualsiasi film o serie TV vedete qui sullo schermo. In questo caso mio fratello non ha un account Prime, quindi su alcuni viene fuori la scritta iscriviti qui in basso.
In quel caso non potete vedere la riproduzione della serie TV, ma su altre vi dà la possibilità di vederla. Se invece avete Prime, avete libero accesso a qualsiasi tipo di film o serie TV. Tornando nel menu principale, proviamo a vedere più categorie. Qui ce le dovrebbe dividere per, e infatti ce le divide per tipologia, quindi azione, commedia, documentario, drammatico, fantasy, horror, serie, TV e film, bambini e famiglie, eccetera eccetera. Quindi avete veramente una ampia scelta. Ripeto, dovete essere Prime per poter godere appieno delle possibilità che vi vengono offerte. Tornando indietro, vediamo un po' i film Prime. Per adesso quello che stavamo notando, che sia lo swipe che il touch in generale funzionano molto bene. La cosa che ci dà un po' fastidio, ma lì penso che sarà da impostare meglio appunto nelle impostazioni, è che dopo un tot di secondi lo schermo va in save, quindi torna nell'home page, e se volete tornare alla schermata non vi basterà toccare e disabilitare lo schermo, ma dovrete rifare tutta la procedura per tornare nella sezione delle serie TV. Andiamo nell'app di Alexa, così capiamo se ce l'ha riconosciuto l'Echo Show di sicuro e che cosa si può fare dall'app. Quindi clicchiamo su Echo e Alexa in alto a sinistra, Echo Show. Allora, qui abbiamo l'impostazione del volume, l'impostazione dei suoni, sono quelli che abbiamo visto comunque prima direttamente dal dispositivo, il non disturbare, comunicazione, quindi tra i vari Echo Dot, la localizzazione, abbiamo lo sfondo schermata iniziale, quindi da qui possiamo andare a pescare direttamente dalla nostra galleria un'immagine e andarla ad impostare. Vedete, la potete spostare, regolare, zoomare. Ok, mettiamo, ne ho fatta una a caso, tanto per, e questo sarà quello che dovrebbe comparire sull'Echo Show. Quindi facciamo carica, perché dando l'ok si autorizza il salvataggio di una copia su Prime Photo. È un po' come il cloud alla fine. Ok, caricamento completato. Vediamo che intanto sull'Echo Show, eccola qui, l'ha impostata. Perfetto, velocissimo, senza alcun problema. Basta, queste sono le impostazioni che si possono visualizzare direttamente dall'app. Bene ragazzi, in questo video vi abbiamo illustrato l'installazione, molto semplice, sempre guidata, quindi nessun problema. Qualche particolarità dell'Echo Show, qualche funzione, una infarinatura generale, diciamo. Magari poi seguiranno eventualmente ulteriori video un po' più specifici se andiamo a trovare caratteristiche di cui vale la pena parlare. Sì, assolutamente, siamo rimasti un po' sul vago. Allora, le prime sensazioni, il touch secondo noi funziona bene. Abbiamo provato ad ascoltare prima della musica, non ve l'abbiamo fatta sentire, sempre per il problema del video precedente, che YouTube ci fregherebbe al volo, quindi ci blocca il video e quindi non potremmo riprodurre altri video. E comunque, a prescindere, l'audio a noi sembra davvero buono. Abbiamo ottenuto il volume al massimo, non storceva, non dava problemi di nessun tipo. Il touch è buono. L'unica cosa, avevamo riscontrato all'inizio che quando si vanno nelle impostazioni poi torna nella modalità save, quindi va nella home page, e per poter tornare alla sezione che avevate prima dovete rifare tutto il procedimento. Però ultimamente invece no, rimaneva sulla sezione che avevamo selezionato. Sì, adesso comunque c'è quel problema, perché abbiamo guardato nelle impostazioni e non è configurabile tornare alla schermata in cui si stava facendo un'attività qualsiasi. O perlomeno lasciare il tempo di save prima di tornare alla home page un po' più lungo, in modo tale che io, nel momento in cui smetto di toccare il touch e ho bisogno di ragionare su che tipo di selezione fare, non mi vada immediatamente nella home page. Comunque anche questo lo vedremo poi in altri video tra le varie caratteristiche. Per il resto non c'è molto da dire, abbiamo bisogno di tempo per poterlo testare, rodare un attimino. Esatto. E le reattività sono come tutti gli altri dispositivi, niente di più, niente di meno, se non un Echo Dot con lo schermo. Proveremo poi il collegamento con la telecamera,
perché esatto. Adesso avendo anche la telecamera mio fratello la può utilizzare ad esempio da mettere in cameretta per la bambina, può vedere e sentire ciò che succede in un'altra stanza magari mentre sta cucinando. Anche questa è una prova che possiamo tranquillamente si può fare. Per questo video è tutto, io direi che ci vediamo al prossimo video con altre novità. Continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e controllate qui sotto, ci sono sempre dei link dove potete acquistare dei prodotti che noi abbiamo testato o che comunque abbiamo ritenuto prodotti validi da potervi sottoporre. Per questo è tutto, ripeto, al prossimo video. Ciao ragazzi!